cambiamo. E veniamo a parlare sì. di... Allora, sì. io avrei bisogno una scrivania. Io un aereo, come la mettiamo? Non lo so. L'aereo forse scrivania, esagera un po' troppo. La scrivania te la... Guarda, posso anche affittartela una scrivania, se E vuoi. Se prendo anche questo computer? Ti affitto anche il computer. Guarda, ti affitto poltrone, scrivania personale, sedi armadi, disponibilità di luce, gas e internet wireless e adesso vediamo anche cucinotti e divani, se ci sto dentro. Sì, allora, sì, tu sì. stai in quell'angolo con la tua scrivania, le tue cose. Nell'angolo io sto in questa... Sto dai. Allora, tu stai in questa postazione okay, e io sì. sto in questa. Si chiama coworking e sta impazzando in tutto il mondo l'idea di condividere la scrivania, soprattutto l'affitto si concede di solito a chi fa lo stesso lavoro o uno simile o similare. Uno simile o similare. Da chi è venuta questa bella idea? Nel 2008 a Milano è stato aperto coworking. Allora, abbiamo in collegamento Massimo Carraro. Buonasera. Buonasera Massimo. Buonasera, buonasera. Allora, abbiamo detto le cose in modo che si possano capire, cioè la scrivania, non solo la scrivania si può affittare, ma soprattutto il messaggio vero è che si può condividere lavoro in uno stesso ambiente, giusto? Giusto, giusto. Si può fare questa cosa con due caratteristiche. Una è di spendere poco, che va sempre bene, e l'altra è forse ancora più importante, che si entra in contatto con... professionisti indipendenti che altrimenti non si sarebbero incontrati. Insomma, per esempio, un po'... chi posso trovare all'interno di uno stesso ufficio? Ma in realtà c'è una ampia gamma di personaggi che possono essere coinvolti. Diciamo tutti coloro che lavorano in modo autonomo e anche alcune persone che lavorano alle dipendenze di aziende che però si trovano in altre Italia, e quindi per esempio i commerciali. Quindi in realtà c'è una ampissima possibilità, insomma, di figure professionali. Infatti qui c'è scritto le fasce di età tra i 25 e i 40 anni. Però, pronto? Sì. Pronto Massimo, ci sì. senti? Ti sento. Sì. Allora, le fasce di età vanno più o meno dai 25 ai 40 anni e le professioni, cioè i professionisti possono essere architetti, informatici, uomini d'affari di passaggio in quella città, ma sì. mi ha stupito parrucchieri, anche parrucchieri. Ah beh, parrucchieri sì, è vero, sì. Dunque, il coworking in senso, chiamiamolo in senso letterale, riguarda le attività d'ufficio. Sì. Però questo atteggiamento di avere una struttura professionale e aprirla in condivisione con altri che vengono da fuori e la utilizzano, ho appreso anch'io da poco che è utilizzato anche in altri settori, quali appunto i parrucchieri. Beh, effettivamente se uno arriva con tutto il suo necessaire, le forbici e quant'altro eccetera eccetera, e trova una sedia per tagliare i capelli, un lavabo per lavare i capelli e dà una percentuale a chi lo ospita, mi sembra una buona idea. Sì. Anche secondo me va bene a tutti e due. Esatto, infatti. Ma lei com'è che è venuta in mente questa idea? Quindi da un'esigenza personale? Ma io mi sono trovato nella mia società ad avere degli spazi in più. Uh-huh. Però siccome gli uffici sono belli e ci sono anche affezionato, non volevo lasciarli. Uh-huh. E ho pensato così a quali opzioni c'erano e navigando in rete ho incontrato il coworking che già facevano negli Stati Uniti, in California da alcuni anni. E ho provato semplicemente, poi per fortuna la cosa ha preso e dal nostro spazio abbiamo poi creato un piccolo programma di affiliazione per cui anche altri spazi in Italia sono avvicinati alla nostra iniziativa e adesso siamo ben 51. Sì, in varie parti d'Italia. In 26 città, pensa Diego. 26 città, sì. Il costo, lo dico io, varia tra i 100 e i 300 euro, è giusto Massimo? Sì, giusto, per una postazione al mese in open space. Poi ci sono soluzioni anche a giornata, settimana, certo, insomma, è tutto certo. molto flessibile. Ma se uno volesse avere ulteriori informazioni su questo coworking? Noi abbiamo un sito dove è spiegato tutto, se posso dire... Come no, certo. È coworkingproject.com. Coworkingproject.com, giusto? Sì, coworkingproject.com. Esatto. Benissimo. Esatto. Massimo, grazie mille, in bocca al lupo sì, per sì. la tua attività e insomma, se abbiamo bisogno di una scrivania te lo diciamo. Veniamo. Okay? Grazie, sì, ciao, alla prossima. Ciao. Ti devo dare una notizia. Cioè? Devi dividere la scrivania con Chicago.